buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che ogni mattina faccio mentre mi reco sul mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica in via Reierone II numero 12 in Borgata, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina e la domenica chiuso. Io in questa diretta parlo generalmente di cose che possono essere più o meno interessanti. Oggi tanta roba, io inizierei dal video che ieri diverse persone mi hanno mandato per quanto riguarda la raccolta differenziata, ovvero la raccolta indifferenziata, che è stata fatta ieri a Mazzarona. Questa signora immortala, un operatore Tegra, intento nel raccogliere tutte insieme le varie frazioni. Allora, c'è una motivazione per cui questo avviene ed è molto semplice, però bisogna fare prima un passo indietro prima di spiegarvi il perché. Nel momento in cui anche a Grotta Santa i cassonetti verdi, vi ricordate quelli vecchi, sono stati sostituiti da quelli nuovi, subito abbiamo avanzato come Comitato Artisti Siracusani, gestori della pagina indipendente raccolta differenziata Siracusa, un dubbio, ovvero: ma non è che questi cassonetti colorati che adesso avete messo prenderanno il posto proprio fisicamente di quelli verdi e non cambierà nulla? Ci fu risposto: no, non vi preoccupate, addirittura mi ricordo che gli uffici mi scrissero: mandateci le foto dei cassonetti messi su strada, provvederemo a farli mettere all'interno negli spazi condominiali. Fantastico, ho detto puntualmente. Se vi fate un giro a Grotta Santa troverete file di cassonetti messi su strada, su suolo pubblico, che vengono utilizzati identicamente, nella stessa maniera, di quelli verdi di una volta, ovvero buttano dentro qualsiasi cosa, quindi qualsiasi cosa viene poi purtroppo raccolta dagli operatori in maniera indistinta. Vi faccio un esempio: quando l'operatore si trova là, oggi che deve raccogliere la frazione organica, e purtroppo si rende conto che all'interno dell'organico ci trova la plastica, la carta, tutta roba indifferenziata, va da sé a finire l'indifferenziata. L'operatore fa una cosa: chiama il suo responsabile e dice: che dobbiamo fare? È molto semplice, andrà a finire tutto nell'indifferenziata, perché quando poi le frazioni vengono portate nelle varie piattaforme non ci si può permettere purtroppo il costo, l'onere, che quel trasporto, quel camion poi torni indietro, perché sono ulteriori costi che poi vanno a suddividersi nella TARI. Adesso andiamo all'oggetto. Suddividersi nella TARI, prego signora, significa che abbiamo noi una torta, no? Voi immaginate la TARI come una grande torta a cui spetta una fettina a ognuno dei contribuenti TARI. Qualcuno mi può dire: ah, ma questa spazzatura viene buttata dalle persone che se ne fregano. Sì? Non differenziano. Ma sapete perché? È molto semplice. Perché spesso queste persone non solo non pagano la TARI, attenzione, non sono neanche censite, quindi non è un problema il reato di evasione, il problema è l'elusione. L'elusione, eludere, significa, detto in parole povere, che tu contribuente non esisti al fisco, non sei censito, quindi non te ne frega nulla. Questo problema oggi qualcuno si sveglia: ah, ma guarda, raccolgo in maniera differenziata, ma vedete che quell'operatore disinnesca una bomba. Che qual è la bomba? Che poi tutti i cittadini dicono: ah, non raccolgono, non sono passati, ah, non hanno. Purtroppo, tra virgolette, fa un favore a chi differenzia male. Oh, chi deve risolvere questo problema? Qua entriamo noi in un argomento, un campo minato molto particolare, perché queste persone sono persone che poi votano. Queste persone domani mattina, alle prossime tornate elettorali, voteranno Tizio, Caio, Sempronio.
Ma voi pensate che andranno mai a votare Tizio che li ha costretti a pagare la Daria? Ma quando mai? E quindi cosa succede? Succede che la politica ogni tanto fa dei proclami. Risolveremo il software, i controlli incrociati, tutto quello che volete, il porta a porta, suoniamo, signora, lei. Non fanno nulla. Ma perché c'è il ritorno del voto? È ovvio che sono scelte impopolari. Io non voglio fare, io non amo citare mai nessuno e non lo farò, ma ricordo che a un certo punto ci fu qualcuno che fece un proclama, mise un post, una foto dei cassonetti colorati messi in mezzo alla strada, adesso cambiamo tutto. Quella foto di cassonetti colorati in mezzo alla strada è stato un modo per dire ai residenti là: continuate a indifferenziare esattamente come state indifferenziando oggi. Allora bisogna, c'è un cambio di paradigma da fare. Oggi abbiamo percentuali differenziate non ancora elevate, siamo indietro, ma siamo a buon punto. Bisogna cambiare la modalità e far sì che molte persone aumentino sempre più la differenziata, incentivandole. Io non voglio parlare di aumentare ancora di più gli incentivi, ma disincentivandole a continuare a lasciare la frazione, l'indifferenziato. Io parlo negli angoli. Ora qualcuno mi dirà: servono le multe, ma io sono convinto che le multe vengono fatte. Però vabbè, questa poi sarà una trattazione di un argomento molto più vasto. Quindi, come dire, l'operatore che quel giorno ha raccolto in maniera indifferenziata tutto, tra virgolette, ha fatto una cortesia a quei condomini per non lasciarli nel porcile. Però quei condomini dovrebbero capire che a un certo punto quell'operatore magari verrà costretto dal gestore a non raccogliere più e lasciarli nel porcile, facendo da norma i verbali. E là ritorniamo sul fatto poi chi pagherà, chi non pagherà. Come disinnescare tutto questo? È molto semplice. Domani mattina, no, tra un mese, tra un anno, domani mattina rimuovere totalmente i cassonetti e metterli nelle parti condominiali e non più sulla strada, sulla pubblica via. Costringere gli amministratori a fare questo. Poi ci sono altre modalità che si possono utilizzare. Io per primo ho avanzato una proposta che mi dicono che è ancora al vaglio. Se io vengo a un certo punto multato, ma continuo a essere intransigente nel continuare, inadempiente nel continuare a sboccare, a un certo punto esistono dei sistemi per cui magari possono venire meno dei diritti come i sussidi. Ma ripeto, di questo poi possibilmente ne parleremo dopo in qualche altra diretta, perché non voglio annoiare più di tanto. Penso di averla toccata piano. Ok, continuiamo la nostra chiacchierata. Arrivano le segnalazioni, persone che ringrazio. Abbiamo messo in sicurezza in queste ultime due settimane in maniera molto silenziosa diverse buche. Ringrazio le persone, fanno i complimenti. Va bene, deve essere comune, signora, il comune sì, ma quando il comune ha altro da fare, noi insieme a lei, insieme alle sue donazioni, compriamo i sacchi di bitume e andiamo a mettere in sicurezza le buche stradali. Questo per dirvi cosa fate delle donazioni. Noi non interessano soldi, noi interessano che comprate i sacchi di bitume e ce li omaggiate. Non ci interessano, ripeto, donazioni economiche, ci interessano che andate da qualsiasi ferramenta, comprate un sacco di bitume da 25 kg e lo lasciate pagato per noi. Poi noi andremo a ritirare e metteremo in sicurezza buche stradali. Un altro argomento di cui volevo parlare sono le detenzioni canine. Ecco qua. Allora, ieri una signora mi ha mandato un messaggio chiedendomi come era finita con la questione delle deiezioni canine. Noi abbiamo avanzato una proposta, vi ricorderete, sul test del DNA sulle deiezioni canine, per capire di chi è la deiezione canina, di chi appartiene dal punto di vista del proprietario del cane.
noi siamo, ci siamo arenati anche perché aspettavamo da parte di due interlocutori di un certo livello, ovvero l'Ordine dei Veterinari e il Comune di Siracusa, un parere per un incontro per capire come anche a Siracusa si possa fare questo. In realtà non è arrivato il parere da nessuno dei due. Io ricordo che abbiamo fatto diversi incontri con altri soggetti, con diversi cittadini, però ci siamo, tra virgolette, arenati. Attendiamo e speriamo che anche questa, che purtroppo è una cosa impopolare, se non è questa amministrazione, magari saranno le prossime, riusciremo a portarla avanti. Tra l'altro abbiamo avuto un incontro anche col gestore dei rifiuti, che è molto interessato a questo tipo di iniziative, perché chiaramente gli togliamo una grande problematica. Agora, Afghanistan, a Piazza della Repubblica, sabato 11 settembre, data emblematica, dalle 18 alle 20, è ufficiale a questo punto, manca solo un misto, ma penso non ci siano problemi. Organizzeremo questa agora a Piazza della Repubblica e parleremo delle discriminazioni per donne e bambine in Afghanistan. Ieri ho ricevuto un messaggio. Ama chi sta organizzando, ama chi parlerà, ama chi sono gli interlocutori, ama che tipo di audio utilizzerete, ama monterete uno stand, ama monterete un gazebo. Allora, l'evento è un contenitore, un'agorà. L'agorà cos'è? L'agorà è una piazza dove a cerchio si siedono le persone e dialogano, dibattono tra loro in maniera educata, civile, e si trattano delle argomentazioni. Noi non possiamo, in virtù delle restrizioni Covid, montare gazebo, montare stand, portare sedie, utilizzare generatore. Siamo in attesa di capire e sapere se possiamo utilizzare una cassa e un microfono collegata alla scuola. La scuola chiaramente avrà anche dei problemi strutturali di personale, perché ovviamente dalle 18 alle 20 di sabato, io capisco, l'operatore della scuola stare all'aperto è un problema, per cui abbiamo acquistato un paio di megafoni, ma che vada l'evento lo faremo con i megafoni. E allora mi è stato detto da qualcuno: ah, ma tu te lo vedi il prefetta, a parlare col megafono, il professore, il docente col megafono? Io a questa persona non ho voluto rispondere sul tema. Un'altra persona ha risposto dicendo: quando qualcuno deve dire qualcosa di importante, lo dice in qualsiasi modo, non serve un megafono, non serve un microfono. È un evento, dicevo, un contenitore per dare la possibilità anche a Siracusa di parlare di Afghanistan. Io sono molto deluso perché quando c'è stato la presa dei talebani in Afghanistan, io ero in viaggio, ero in ferie, ed ero certo, certissimo, che una città come Siracusa si fosse già attivata per realizzare qualche cosa per parlare delle donne e bambine in Afghanistan. Ho visto qualche post su Facebook, ho visto qualche facciamo, 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 non si è fatto nulla. Io sono molto deluso dai siracusani, da Siracusa, dagli ambienti culturali siracusani, perché non deve essere un volontario civico organizzare queste cose. Anche se, come One Billion Rising, abbiamo negli anni organizzato diverse manifestazioni contro la violenza su donne e bambine, e mi è sembrato giusto, mentre ero in viaggio, mentre ero in ferie, contattare un paio di amici e dire: guarda, ma perché non organizziamo che cosa? Però nel frattempo, dicevo, questa persona sicuramente quando tornerò in città qualcuno avrà già organizzato qualche cosa. Sono tornato, non c'è stato nulla, e allora ho lanciato una pietra, ho detto: guardate, organizziamo qualche cosa. Cosa? Io vi posso dire solo un contenitore, poi da chiacchierate, da dibattiti è nato di fare una cura. Quindi sabato 11 settembre, dalle 18 alle 20, siete tutti i cittadini siracusani, tutte le associazioni, invitati, invitate a partecipare. Quanti saremo?
1, 2, 100, 1000, non ha importanza, posso essere anche io da solo messo là, però avrò assolto a un mio diritto dovere di cittadino di parlare delle donne e bambine afghane che gli viene precluso il diritto al futuro. Se sono io da solo parlo di geopolitica, è una cosa che mi appassiona da tanti anni, parlo di geopolitica da tanti anni con gli amici, con le amiche, quando organizziamo eventi. Se ci sarà qualche referente, qualche rappresentante della comunità afghana, chiacchiereremo io e lui, io e lei. Se ci sarà un cittadino siracusano che abita a Bolgate e vuole parlare, parlerà sempre nel pieno rispetto delle donne e bambine afghane, perché l'oggetto è quello di sensibilizzare la cittadinanza siracusana su questa importante, fondamentale e triste realtà. Perché vi dico questo? Perché tra qualche giorno i riflettori sull'Afghanistan si spegneranno, calerà le tende del teatro e le vittime sarà la popolazione afghana. Ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo, che sono di un ritardo bestiale, sono arrivate telefonate del lavoro, non vi sto a dire. Ciao!